Buonasera, buon pomeriggio. Sapete non è questo. Stiamo facendo delle prove tecniche in diretta. Guardate che ci sono i microfoni. Buon pomeriggio, eccoci qua, un ciclo di incontri dedicato ad equità e di inclusione. Siamo al quarto e l'ultimo appuntamento, questo non vuol dire che smetterete di vederci, molte cose vogliono in pentola. Ringraziamo per, come dire, questo ciclo di incontri CSMT che ci ha accompagnati e anche ospitati, con il patrocinio del governo di Camera di Comando di Brescia, dell'Università di Studi di Brescia, della consigliera di parità della comunità di Brescia e della consigliera di parità di Giovanni. Come da tradizione, io direi l'apertura dei lavori un po' di ogni casa. L'invitato del Trichino, amministratore delegato, direttore generale di CSMT. Grazie a voi, tanto mi sentite, credo la voce stentorea. No, dicevo, è chiaro che è la nostra missione ma non soltanto incontrarci, la nostra missione è incontrarci e non soltanto parlare di tematiche prettamente tecnologiche. Abbiamo iniziato così qualche anno fa, giustamente. Da ingegneri poi ci veniva più naturale, quindi parlare di all'inizio di introduction, poi di introduction 4.0, poi un po' di digitale che non basta mai, ora l'intelligenza artificiale che inquieta, tutto il discorso di GPT e tutto quello che è correlato. Ci fa però sempre più piacere allargare i nostri orizzonti e sia nei temi che nella, diciamo, la platea che ascolta. E il Rosso e Blu, il festival che abbiamo lanciato insieme al Chilometro Rosso, che ora proprio è nel vivo, è arrivato ieri sera, eravamo a Bergamo insieme dove c'era un intervento di Gabriella Greso, fisica nucleare, che ha parlato in modo un teatro, ha parlato di Einstein, di Bohr, l'ha fatto però in modo artistico, quindi facendoci, diciamo, vedere quel mondo così critico con occhi diversi. L'altro giorno, sempre invece questa volta a Brescia, insieme a un professore che veniva dagli Stati Uniti, che fino da 30 anni dalla Florida University, abbiamo parlato delle organizzazioni positive, della consapevolezza oggettivata. Lui insegna da 30 anni, da molti anni questo, quindi come si impostano le organizzazioni in modo tale che non solo siano felici, nel senso che a quel punto siano felici al fine di essere più produttive, ma facendo sì che in effetti il collaboratore trovi un ambiente che non solo non è ostile. Io ho avuto 40 anni di attività nel settore metalmeccanico, mi ricordo le prime esperienze nella tetragona Fiat un po' grigia di Torino negli anni fine anni 70, poi 80, grigia anche per la neve, lo smog e tutto il resto, ma anche l'approccio era un approccio tetragono, non ho usato questa parola a caso perché veniva, si autodefiniva così, no? La Fiat stessa. Oggigiorno si ritiene che i collaboratori non soltanto non siano stressati, quindi stress dal lavoro colorato e tutto il resto, ma addirittura di riuscire a trovare un ambiente che ne valorizzi le caratteristiche uno diverso dall'altro, in modo tale che ascoltando i bisogni di ognuno, l'azienda venga percepita come un ambiente sano che può valorizzare le individualità di ognuno. Quindi si ribalta completamente i paradigmi. Tant'è che i ragazzi di oggi sono loro, i neolaureati, a scegliere le aziende e non viceversa. Sì, fammi capire che tipo di welfare, fammi capire che policy, fammi capire come ti poni, allora poi decido se vengo o non vengo. E questo stressa, giustamente, e fa però richiedere all'azienda che si eredi, che sia sempre più eccellente. Questo è un percorso ormai ineludibile che è coerente con tutto il mood che si sta muovendo, in generale è sostenibile nel senso ampio del termine,
e ci fa piacere, come, come CSMT, come Novati, come Compagnia del Senato, poter quindi, insieme a Ingenere, contribuire a appunto, operare e stimolare in questa direzione. Quindi buon lavoro a tutti e grazie ancora di essere qua. Grazie. Allora, il tema di oggi, in particolare all'interno appunto di questo percorso, no, con l'idea del domani sostenibile, intorno alle risorse umane, c'è proprio la, il tema di oggi è la motivazione e qualche volta la demotivazione dei collaboratori o comunque nel mondo del lavoro. Condivideranno con noi idee, tendenze ed esperienze utili nella gestione della crescita virtuosa delle persone all'interno dell'organizzazione Caterina Muzzi, professoressa dell'Università di Studi di Brescia, Quinto Bellini, HR Manager del gruppo SMEAP e Paolo Streparava, CEO del gruppo Streparava. Non so se il microfono serve. Sì, lo teniamo. Grazie per essere qui intanto e grazie a voi. Allora, quindi le prestazioni. E guardo te, appunto, noi ci daremo del tu questa sera. Professionale, il benessere dei lavoratori sono legati alle motivazioni. Ed è proprio la consapevole di questo che noi cercheremo in qualche modo di impegnarci a riconoscere prontamente la demotivazione lavorativa, le cause e mettere in atto insomma le strategie. Allora, la sensazione che si prova quando si vince una sfida, cominciamo da qua. Cosa spinge gli individui, le persone ad eccellere? Penso proprio alla godura della vittoria. Noi più che domande diamo input. Poi. Ok, grazie. Buonasera. La domanda è interessante e anche difficile. Non ho una risposta, però mi viene da condividere forse una riflessione perché parte della risposta fosse già nella domanda, perché quella parola cosa spinge una persona ad eccellere? E mi viene un esempio, se io prendo due gemelli omozigoti, uguali, stesso DNA, stessa famiglia, stessa cultura, stessa formazione, stesso percorso formativo, stessi amici, posti di fronte a un obiettivo, a un progetto, potrebbero uno riuscire in modo eccellente, l'altro avere una buona prestazione. E allora lì, qual è la differenza? È quello che si diceva anche prima, le caratteristiche del soggetto, cioè come io mi rapporto rispetto all'obiettivo. Quell'obiettivo ha senso per me? Sì, per me potrebbe averlo, per l'altro esattamente no. Ma ha senso per me nell'ottica di autorealizzazione, ecco che potrebbe portare verso l'eccellenza della prestazione di uno e non dell'altro. Però, questa non può essere solo una risposta, perché altrimenti finiremo nell'individualità, nel soggettivo e non ne usciremo. Mi viene più da pensare che l'eccellenza oggi, anche per esperienza, diciamo, dei collaboratori visti, non sia neanche essere appassionati, ma la capacità di appassionarsi a obiettivi che sono lontani dalla mia autorealizzazione. Ho questa capacità è quello che mi porta verso l'eccellenza. E non so se sono riuscito a far passare, quindi la capacità di appassionarsi anche a una cosa che dico che non è esattamente nelle mie corde, perché è difficile, per quanto anche uno piace il proprio lavoro, non trovare dei punti che dicono no, questo non è una cosa mia. Però farla mia, allora spinge all'eccellenza. Ecco, quello spinge è riuscire anche ad andare oltre i propri tratti, l'innovazione intrinseca. Questo è quello che mi verrebbe da condividere. Grazie. Quindi, diciamo, stabilire gli obiettivi professionali, stabilire degli obiettivi anche gratificanti, no? Può essere, semplificando molto, no? Qual è la prossima promozione, il prossimo scatto, il prossimo compito, in che tempi farò il prossimo compito, semplificando. E poi serve che, insomma, che tutto questo sia coerente con le competenze, delle conoscenze di chi lavora. E qui ci colleghiamo a un'altra cosa, che passerei a Paolo, un altro tema, essere bravi in quello che si fa. La sicurezza che si prova quando si fa un lavoro. Quanto è importante offrire l'opportunità di realizzarsi dal punto di vista professionale. Sì. Allora,
Anch'io credo che sia un tema basta, ci potremmo stare qua un paio di giorni. Invece io parlare. Con una parola cattiva, 5 minuti. Questo? No, solo noi lo condividiamo. Ah no, non andava. Adesso. Allora, io credo che le persone che lavorano in un'azienda sono esseri umani, prima di tutto. E per fare in modo che loro abbiano una qualsiasi forma di soddisfazione bisogna entrare nelle loro corde. Ovvio non è facile nelle aziende che sono dimensionalmente grandi, è difficile farlo magari con le persone che lavorano in officina perché è un contatto meno frequente, però è un movimento che bisogna dare. Quindi la soddisfazione delle persone, la gratificazione delle persone, è sì data dal storicamente riconoscimento economico legato a, però per la mia esperienza quando le persone partecipano in maniera viscerale dalla pancia, io faccio meno fatica per altri per motivi che vedrete, quando riesce a parlare alla loro pancia, quando riesce a fargli condividere un progetto, perché loro hanno partecipato alla strategia dell'azienda, l'hanno fatta loro, allora le energie si liberano in maniera magica e delle volte ti stupisci, no? Quindi il raggiungimento dell'obiettivo del singolo, se hai condiviso con loro una strategia unificata o tutt'uno, qualcosa di olistico, è un piccolo obiettivo di tutti e questo rende anche più facile, nonostante abbia diciamo un percorso un pochino più articolato, passare questo messaggio verso le persone che dal centro, diciamo, di gravitazionale di un'azienda si spingono verso le officine, verso le società satellite. Noi abbiamo delle società anche all'estero e con quelle si fa un po' più fatica a passare il messaggio. Ma se le persone della parte dirigente dell'azienda ha condiviso quel piano, piano piano coinvolge le loro persone con lo stesso spirito, e qua bisognerebbe parlare un po' di coerenza, no? Perché poi sono tutte belle parole, però se poi non lo metti a terra in una maniera coerente, continuata, con l'umiltà di dire siamo qua tutti per imparare, nessuno per insegnare, però bisogna cercare di uniformarci. Quindi strategia condivisa, persone focalizzate e persone che si gratificano perché una parte di quella realizzazione è frutto del loro pensiero. Grazie. E qui, però io tornerei a quinto, perché tutto questo si collega alla passione che citavi giustamente prima. Questa passione, io sono un'appassionata per cui lo capisco bene, però la passione non si dà a tutti in generale, a tutti e a tutte. Penso al leadership, penso alla fiducia reciproca, cioè non è incondizionata. Quanto conta la fiducia? Ma poi c'è tutto un altro tema, per esempio, che secondo me funziona bene in questo momento, come dire, questo inizio di viaggio insieme, no? Ci parla di del out, come dire, no? Lo scopo, le caratteristiche delle persone. Proviamo a sviscerare questo mondo in 5 minuti. Prima di partire, mi piace sottolineare quello che è appena stato detto, cioè quando le persone fanno loro l'obiettivo. Quindi non tornare alla strategia condivisa, ma le persone fanno il loro obiettivo. Quindi la capacità di appassionarsi, ma dall'altra parte, in termini di leadership, di fare una comunicazione, una narrazione che pone un senso e che fa diventare il mio quell'obiettivo. Il tema della leadership è complesso, ci sono tantissime metafore, però sono tutte molto riduttive. C'è una competenza complessa dalla leadership. In un contesto come quello che stiamo vivendo, credo che si possa capire una leadership quando emerge. Mi viene in mente la figura del faro, no? Il faro nel senso di avere un riferimento quando c'è una situazione di caos complessa, di difficoltà, sapere che io posso fare riferimento a quella persona. Ma quella persona non c'è sempre come riferimento, c'è quando serve che ci sia. Questo anche in un momento di difficoltà mi crea dentro una zona di comfort, dice posso fare riferimento. E quindi questo è un passaggio importante. So che c'è, so che vi può dare una risposta. Il responsabile risponde. Se manca la risposta,
non hanno riferimento agli rischi di perdere, soprattutto nei momenti in cui la leadership emerge, spesso si dice questo. Dall'altra parte, il tema della fiducia reciproca, ecco, la fiducia reciproca sottintende una cosa, che io mi fido di una persona, mi affido a lui, e la persona poi a volte si affida a me. Quindi la fiducia reciproca è questa. Però questo passaggio apre a una parola che non è tantissimo usata, che è la followership. Cioè, è importante sia la capacità di guidare, di essere da riferimento, ma anche di seguire quando è il momento, perché in un contesto complesso come questo, anche il responsabile si deve fidare degli occhi di chi è sul campo, quindi è l'altro che guida. Io mi devo fidare dell'altro. E quindi la leadership e la followership stanno dentro la fiducia reciproca, che sono due asset importanti nelle organizzazioni. È chiaro che poi c'è un tema di relazione, del fidarsi, del fatto che una relazione di fiducia, a me piace dire, si costruisce sugli scarti relazionali, cioè quello che avviene tra me e l'altro, più volte, se è positivo, costruisce una buona relazione. Se è negativo, più volte la relazione è negativa, io non mi fido. Ok, questo è... E poi c'è un tema anche proprio di personalità diverse. Sì. Perché, diciamo così, raccontavo prima, gli elementi possono avere due personalità molto diverse perché hanno dei tratti caratteristici di personalità diverse. Noi andremo sul tema di selezione del personale, magari una persona più portata verso un ruolo, verso una determinata area e uno verso un'altra, ma perché ha quello che si chiama un'attitudine, cioè c'è in parte nato così, l'ha sviluppata con l'esercizio e lì è più bravo, si incanala. Con è presa la sua passione, perché verso una determinata area, verso un determinato obiettivo che gli permette di fondo l'autorealizzazione, che è una delle cose più importanti. Grazie. E ora finalmente siamo a te, Caterina. Ora abbiamo messo un po' di carne al fuoco e insomma da qui partiamo, perché la complessità, il gruppo eterogeneo. Sì, d'accordo, la motivazione è un tema personale, no? È uno a uno, cioè sta bene, leadership, follow, però parliamo di competition, che mi piace molto. Perché noi quando lavoriamo, qualcuno lavora più solo, sola, ma la maggior parte di noi lavora in gruppo, e quindi parliamo di competizione cooperativa, quindi la spinta ad eccellere senza ostacolare gli altri, le altre. E se non vanno in... ci proviamo. Sì, vero, penso di riuscire. Dal fondo fateci dei segni se non sentite bene, se nel caso facciamo tipo dello sport, quindi a ogni domanda noi ci scambiamo di posto. Ok, allora grazie mille, grazie Alice per la domanda. Grazie mille per la domanda. Allora, intanto i miei colleghi di divano hanno messo sul tavolo talmente tanti temi che anche due giorni possiamo fare una settimana intensiva. E magari avremo modo poi di tornare su diversi suggerimenti più avanti. Il discorso del bilanciamento tra la concorrenza e competizione è molto delicato, secondo me, all'interno delle aziende, perché è una gestione sul filo del rasoio, nel senso che la valutazione del contributo della performance individuale apparentemente potrebbe sembrare più semplice, nel senso che siamo piuttosto abituati anche ad assegnare obiettivi di risultato individualmente. Si può fare in maniera anche abbastanza agevole a livello di gruppo, quindi se da una parte l'incentivazione individuale stimola l'emergere, diciamo, appunto della prestazione sopra le altre, d'altra parte l'incentivazione a livello di gruppo dovrebbe controbilanciare questa spinta all'eccellenza individuale per riuscire a far apprezzare anche alle persone e ricordare loro quanto sia importante la crescita del gruppo nel suo complesso, quindi non solo l'emergenza della prestazione individuale. E il bilanciamento difficile e delicato sono le due componenti insieme che comunque dovrebbero in ogni caso emergere, se ci pensate
il solo guardare alla, insomma, la prestazione di gruppo in qualche modo da una parte ammazza l'individualità, quindi il contributo individuale, e d'altra parte poi potrebbe dare via anche famosi comportamenti di freeriding, nel senso persone che magari si nascondono nei meandri del gruppo e quindi non contribuiscono. Quindi andrebbero bilanciate anche dal punto di vista organizzativo i due aspetti, tra l'altro, perché poi non per vantarmi, però ho fatto con i colleghi uno studio sugli effetti dell'incentivazione individuale e dell'incentivazione di gruppo, e si è visto come l'incentivazione individuale abbia un carico di stress comunque notevole, perché appunto la prestazione, cioè l'individuo a livello organizzativo si sente osservato e si rende conto che come dire, la sua perfetto grande fratello, no? Nel senso, c'è questa, forse ci fosse questa intenzione da parte dell'azienda di eccessivo controllo. D'altra parte, l'incentivazione di gruppo è, da questo punto di vista, meno stressante, potrebbe avere però un impatto motivazionale un pochino più basso, perché appunto c'è la, come dire, la, non c'è un'assegnazione individuale del risultato. Quindi, poi mi viene da chiedere, la metto sul tavolo, se posso permettermi, lì c'è una mia curiosità, nel senso, dal punto di vista del bilanciamento tra concorrenza e competizione tra le persone, quindi tra le risorse, mi chiedo quanto le aziende vogliano investire sui talenti che sono molto bravi a sgomitare, o quanto invece preferiscono avere giocatori che fanno gioco di squadra o un bilanciamento dei due. Questa è una domanda che secondo me ci ha servito su un piatto d'argento, se volete poi aggiungere o agganciarvi. Volevi finire o posso intervenire poi? Perché noi insomma, un po', dobbiamo essere anche un po' indisciplinati, nel senso che questo è un salotto, per cui... Prego, prego. Allora, sull'indisciplina sono molto bravo. Grazie per il tema del film. Allora... Io quando una domanda parte, quanto l'azienda ha intenzione di investire in, cioè, tipo normalmente mi agito. No, guarda, la sostanza lo capite. Però perché sembra sempre di cominciare a mettersi dal lato del ma fammi vedere tu, no? Allora, piccolo aneddoto di 30 secondi, no? Un giorno un ragazzo va dal nostro responsabile personale, dal nostro human capital manager, e gli dice, ma io insomma sono qua un anno, volevo capire un pochino il mio percorso di carriera, quando posso diventare dirigente, e non ho fretta, va bene, posso anche aspettare, però insomma se comincio a pensare. No? E lei è venuta da me, perché questo è un ragazzo che a me è sempre piaciuto, quindi mi ha detto, guarda, ha questa intenzione, io ho detto, tu devi rispondere a lui, e quando sarai in grado di spiegare il valore che lui saprà generare per l'azienda, non avrà bisogno di fare quella domanda. Cioè noi dobbiamo aiutare le persone a capire che le aziende hanno tutto l'interesse a premiare le persone capaci, ma queste persone devono avere la consapevolezza che devono lasciare a terra qualcosa. Non è perché mancano le persone, non è perché si sa che i ingegneri qua non so quanti ce ne sono, ma ce ne sono talmente pochi che ci devono andare bene tutti. Perché sennò perdiamo anche competitività come paese, no? E questo è un pensiero che deve essere dentro di noi. È brutto da dire, poi dici tu che mi preparava, l'azienda che si chiama come te, però io quando lo dico con un amore inaudito per le mie persone, un amore viscerale che ho sempre avuto, perché questa è una mia caratteristica personale. Quindi, quanto siamo disponibili a investire nelle persone capaci? Tantissimo, perché sono le risorse che fanno la differenza in azienda. Però voglio aggiungere un layer, uno strato alla riflessione. Sempre con un aneddoto. Un giorno mi trovo a cena con degli amici, mi dico quello naif. Insomma, quando sono entrato nel mondo della Confindustria, ero quello un po' strano, perché ero figlio d'arte, però avevo un modo di fare, di pensare diverso. E nel mondo degli squali, che non è un giudizio negativo per me, non lo è affatto, no? Che io frequentavo, ero un po', insomma, pesciolino rosso, un po' grosso, però ero pesciolino rosso. Quindi facevo fatica ad accreditare il mio modo di vedere le cose. Poi la fortuna e un po' l'audacia e la fiducia che mi ha dato la famiglia mi ha permesso di
alimentare questa mia attenzione alle persone e di dare sfogo a questo. Quindi la fiducia che do alle persone è enorme, perché tutte le volte che ho dato fiducia con una percentuale altissima mi è tornato 2x. Quindi questo è. Quindi se tu metti le persone nelle condizioni dando loro fiducia con un certo profilo di rischio, questo ha un ritorno forte. Spiegando la cena agli amici, ho detto, guarda, io in formazione ho investito una quantità di soldi importante, no? Dice, ma quanto hai investito? Ah, me, non lo so, non mi ricordo, ho detto, ma quanto hai investito in macchinario? 12.472.983,22 euro, ok. Ma non abbiamo detto in questo consesso che le persone sono le cose più importanti che hanno un'azienda, sì, e quanto è investito nelle persone. È solo dargli lo stipendio? No. Allora, il principio è che deve essere trainante. Le aziende devono capire che verso le persone devono fare un'azione fortissima, decisa e impattante. Passo 2, quando hai ottenuto quello, devono pretendere dalle persone. Sempre che gli vada bene il posto di lavoro, sempre che gli piaccia quello che fanno, sempre che l'ambiente sia di loro piacimento. In questo momento le persone hanno questa scelta, perché non abbiamo un problema di overload, no? di sovraccarico di disponibilità, anzi penso che il tuo mestiere sarà cercare in tutte le maniere di farsi conoscere te. Ecco, quando tu sei arrivato a quel punto lì, allora la risposta è: tutte le risorse del mondo sono disponibili a investire, perché le persone sono orientate. E non voglio ritornare sul pensiero di prima, ma è perché noi funzioniamo così in azienda, cioè alla strategia. Noi, la strategia della nostra azienda è condivisa con tutta l'azienda. Noi l'abbiamo portata a tutti gli impiegati e sta iniziando un progetto per portarla anche agli operai. Questo è condividere, no? A tutto tondo. Quindi noi per le nostre persone up front, cioè prima del risultato, abbiamo investito più di 1,5 milioni di euro di formazione negli ultimi 6 anni. Poi fatturiamo 300 milioni, fate i conti voi, no? Quindi vuol dire che il 5% del fatturato del gruppo Strapparato, l'1% per aver fatto in 5 anni, del fatturato dedicato solo alla formazione personale. E so che dico un numero importante, e in quel consesso io l'ho detto, noi abbiamo investito questo nella formazione personale, questo per condividere le strategie, questo per stare meglio. Adesso mi sento serenamente nella posizione di dire, aspetta un attimo, ma tu cosa mi dai? Perché alla fine è uno scambio, e questa è la parte difficile da dire, la parte antipatica, soprattutto quando ti trovi nelle scuole. Io a me capita molto spesso di andare a fare delle testimonianze, poi trovi certi consensi, perché bisogna avere il coraggio, però il coraggio lo trovi se sei stato coerente, il coraggio lo trovi se dal tuo capo delle risorse umane si chiama Human Capital Manager, capitale umano responsabile massimo del capitale umano, cioè di un oggetto importante. Ma se le persone vogliono essere trattate alto, se vogliono che le aziende investano in loro, e torno e chiudo, hanno capito che devono generare valore. Perché deve funzionare da tutte e due le parti, se non solo una pretesa, e ha le gambe corte la pretesa, perché poi non ha due nel mondo. Grazie. E allora adesso con tutto questo io ripasserei la parola, chiedendo quindi se vuole aggiungere qualcosa su questo tema dell'investimento, collegandolo a un altro passaggio, che è il tema del cioè l'investimento anche del riconoscimento. Cioè siamo in un mondo, come dire, affollato, competitivo anche dal punto di vista proprio insomma, del mercato del lavoro, no? E quindi in qualche modo la standardizzazione, l'appiattimento, i singoli sono molto contestati, no? I singoli e le singole desiderano sentirsi importanti. Come possiamo riconoscere nelle organizzazioni? Anche questo è un tema interessante. Prima di affrontarlo, però, metterei questo passaggio. Prima si parlava di talenti, quindi cioè, favorisco un talento, favorisco chi è un gregario. Perché non è un talento anche il gregario, non ha dei talenti anche il gregario. Esatto. Però c'è talento e gregario. Il mio discorso che facevo oggi con me, con un collega, a fronte diciamo così della valutazione che stavamo facendo su dei candidati da inserire all'interno di un contesto. Perché mi fermo solo sul talento per dire che il talento non è solo uno che fa le cose bene, ma che
è anche uno che fa crescere gli altri. E non è da tutti. Saper fare una cosa bene e far sì che anche gli altri sappiano farla bene, cioè quindi portare un esempio e permettere agli altri di crescere per poi crescere ancora di più se stessi, è un passaggio che fa la differenza. Non è così semplice. Quindi mantenere un equilibrio tra l'obiettivo di gruppo e gli obiettivi individuali è veramente non semplice. Poi siccome abbiamo avanzato la parte prima, si avete degli ingegneri gestionali informatici, siccome non è la parte nostra, scherzavo, questa battuta, però non si trovano, e in questo momento c'è una pretesa che è vera da parte di chi arriva e chiede senza capire se può esprimere effettivamente valore. C'è un'esplosione, adesso magari tocco un tema che è quello del riconoscere, perché nel riconoscere c'è un fattore anche economico, ok, ma che comunque è valore, valore per valore, ok. Oggi il riconoscimento, ma riconoscere cosa? Riconoscere la persona, riconoscere il merito, riconoscere quello che ha fatto. Però in quel che ha fatto c'è una frase di Franklin Roosevelt che diceva: fai ciò che puoi con quel che hai dove sei. Quindi se uno fa 100 metri in 20 secondi perché ha 50 kg sulle spalle, vale quanto uno che l'ha fatto in 12 secondi senza niente sulle spalle. Quindi il contesto dove ci si muove fa la differenza. Oggi nell'ambito delle risorse umane, quando si parla di riconoscimento, ci sono di diversi modi di riconoscere la persona, ok? Così possiamo fare un piccolo escursus lì. Diciamo che io ti riconosco per il lavoro che fai, la tua retribuzione, ti posso mettere un premio variabile, individuale o collettivo, ti posso dare dei benefit. Questi sono beni tangibili, perché impattano direttamente, ma sono quelli che creano la motivazione. Questa è la domanda. Creano motivazione? No. Creano soddisfazione. E quello è una cosa che mi rende soddisfatto. La motivazione è un'altra cosa, perché se uno ha un aumento, dura come motivazione dopata per due mesi, ma se non è motivato, casca di nuovo a livello di prima. E quindi abbiamo, diciamo così, dei beni più intangibili, vengono detti, che sono ciò che la tua carriera, la tua crescita professionale. Ma lì si viene a verificare su quello che può essere considerato talento o capacità, diciamo così, diverse, perché ha un talento, ok, di punta, l'investimento, l'effetto pigmaglione, cioè investire su una persona, e quindi la persona che si sente riconosciuta da comunque di più, cioè ci credo quello che stai facendo. Il leader, ok, ha questo compito, il talento che è più bravo ha questo compito, lui che ha talenti li divide con gli altri, lo tiene per sé. È quello che fa la differenza da crescere in un gruppo, perché o vinciamo come gruppo o moriamo come individui. E questo fa la differenza ancora. Quindi toccare come riconoscere, c'è una parte tangibile e una più intangibile. In quella intangibile c'è sicuramente non quella che si chiama la pacca sulla spalla, però lo stile di leadership che c'è in un'azienda. Il bravo quando uno è bravo, non è bravo per la qualsiasi cosa, altrimenti c'è una perdita di valore. E non ho detto prima, ma evidentemente dopo, mentre si parlava, anche qui sullo stile della leadership, c'è un esempio che faccio spesso, che è molto del film Il Gladiatore. C'è una scena, non è bellissima, in cui Marco Aurelio muore, lì il gladiatore Massimo, gli dice: tu devi andare a Roma e aiutare, diciamo così, nel governo. E lui dice: ma io non voglio comandare. E l'altro gli risponde: è proprio per questo che dovresti farlo. Perché se tu volevi solo comandare, tu sei arrivato, ma non hai capito che governare, che vuol dire sviluppare le competenze degli altri. Altrimenti tu sei arrivato, il tuo fine è sbagliato, il tuo fine è già finito. E quindi chi esercita una leadership ha come compito sviluppare le competenze degli altri. Io porto il mio caso, dico a chi lavora con me, ma non solo oggi, siamo così lato a HR, anche in altri casi, dico: senti, tu alla fine dell'anno devi fare il tuo curriculum. E la persona dice: ma io non voglio andare via. No, aspetta, io voglio il tuo curriculum. Trova il tempo di farlo perché io voglio. Perché se tu tra il tuo curriculum dello scorso anno e quello di quest'anno non hai migliorato niente, è colpa mia. Già. Grazie. Questa se la ricarico.
Provo a fare sintesi, meno poetica, proprio un po' cruda. Se facciamo un buon lavoro, ci deve essere riconosciuto. Riconoscere la lavoratrice e le lavoratrici è importante, riconoscere gli obiettivi raggiunti, offrendo ricompense economiche e o simboliche. Un grazie, una pacca, uguale, non costa nulla e dà grande fiducia sicuramente a chi la riceve. E poi va creato, formalizzato un sistema di avanzamento di carriera. C'è uno scambio, ci siamo detti, è uno scambio però. Questo porta sicuramente soddisfazione. Siamo anche motivati a questo punto? Forse ancora no. Allora qui io farei un passaggio con Caterina. Forse ci puoi aiutare. Certo, non si riesce a perseguire la motivazione solo con l'introduzione di elementi che creano soddisfazione, senza rimuovere quei fattori di causa di insoddisfazione. Quindi, come possiamo individuare quei fattori che possono causare malessere, diciamo, lavorativo e portare alla demotivazione? Allora, se sforia 7 te lo concediamo, non ho il campanellino oggi. Sì, già di per sé il concetto di motivazione è molto complesso, perché appunto ognuno di noi, come si diceva giustamente in apertura, ha delle leve motivazionali assolutamente varie, assolutamente diverse, e quindi delle aspirazioni diverse. Quindi se ci mettiamo dal punto di vista della responsabilità delle risorse umane, che non impieghi in realtà, abbiamo davanti un puzzle, tra virgolette, di leve motivazionali varie e variegate. E tutto questo appunto è difficile da... prima si parlava di ascoltare le persone, individuare i loro bisogni, quindi riuscire a entrare a individuare i bisogni dei singoli è veramente molto complesso. Sicuramente come si fa ad accorgersi se c'è qualcosa che non va? Gli indizi sono tanti, nel senso che il nostro legislatore ci dice di, a livello macro, di tenere d'occhio il tasso di turnover o la struttura delle assenze dal lavoro per malattia, quindi anche se sono lunghe, se sono brevi, questi sono indicatori macro. In realtà chi ha il polso della situazione sono i manager intermedi, sono tutti i supervisori che lavorano all'interno della struttura, perché se c'è qualcosa che non va ce ne rendiamo conto, perché le persone litigano, oppure perché le persone, non so se avete presente il fenomeno di mandare email con in carbon copy 15 persone, semplicemente perché dobbiamo dimostrare che una cosa l'avevamo detta, una cosa l'abbiamo fatta e poi se è successo non è colpa nostra. Quindi quando c'è questo clima appunto di mancanza di fiducia, un clima comunque potenzialmente conflittuale, ci sono una serie di indicatori molto chiari che c'è qualcosa che non va, ancora prima di arrivare, secondo me, a una riduzione della performance individuale, cioè siamo ancora a monte. Tra l'altro, la pandemia ha, secondo me, aumentato in maniera molto significativa anche la sensibilità delle difficoltà emotive delle persone sul posto di lavoro. Quindi tutto questo poi genera anche un ulteriore carico di responsabilità ai nostri manager intermedi, ai quali chiediamo di governare i processi, di svolgere attività operative, di essere leader, giustamente, anche un po' psicologi, perché no? E quindi siamo, abbiamo queste figure chiave che rappresentano, secondo me, insieme ai lavoratori, ma ai manager intermedi stiamo chiedendo tantissimo. Cioè devono gestire la sostenibilità, devono gestire veramente le persone, i carichi di lavoro, risolvere conflitti, sono in prima linea su tantissime cose. Quindi io ritengo che anche un ascolto molto attento e una formazione, prima si parlava di investimenti importantissimi in formazione, è anche fondamentale dare anche formazione sulle soft skills ai nostri manager intermedi. Molti arrivano nelle posizioni che ricoprono per competenze tecniche e sono fantastici dal punto di vista tecnico, ma non è colpa loro se non hanno determinate competenze. Quindi anche da questo punto di vista il supporto organizzativo a 360 gradi può essere molto utile anche per individuare delle dinamiche
diciamo, disfunzionali prima che generino poi delle problematiche anche più serie, più importanti. Quindi un buon leader, anche diciamo, nel micromanagement, sa usare il controllo, ha capacità di delega, ispira fiducia. Poi lo fanno santo. Esatto. E dopo aver individuato i fattori di rischio, deve anche risolverli. No, nel senso, poi l'azienda mette a disposizione sicuramente una serie di strumenti di supporto. Tra l'altro molte aziende hanno attivato sportelli di help desk dal punto di vista psicologico per le persone, proprio per mettere in campo forze a 360 gradi. Però sicuramente ci sono dei ruoli chiavi che sono molto delicati. Grazie. Adesso tocchiamo un altro tema molto grande, che è la famiglia. Ma che c'entra con la motivazione? C'entra tutto. Abbiamo detto che siamo gruppi eterogenei, ciascuno di noi ha esigenze diverse. Ci sono persone che farebbero per i loro cari ciò che non farebbero per loro stesse. Dedicano una vita intera, come dire, a fare sacrifici per la propria famiglia, perché questa è la loro principale, unica ragione di vita, o quasi. Quindi, quando una persona mette la famiglia al primo posto, è evidente che è spinto ad agire affinché i suoi familiari possano ottenere il meglio della vita. Allora, cosa può fare un'azienda? Come può fare un'azienda a conciliare questo aspetto e farne un punto di forza per motivare? Questa, secondo me, è tua. Due cose velocissime, perché gli stimoli... Sì, possiamo ripescare. Allora, il gladiatore, no? Metto quella scena perché ce l'ho intestata, che io prendo un'altra fase, no? Hai fatto il parallelo come se quello che va a governare era il manager e l'imprenditore dall'altra parte, se ho capito, no? Ecco, in punto di metafora, il prossimo del discorso dice: i tuoi difetti di figlio sono i miei errori di padre. Che è un'altra sperla, no? E l'altra cosa invece interessantissima, mi stavo dicendo che tenia prima, permettetemi, però volevo portarvi una testimonianza lì. Allora, noi nella nostra azienda, poi io sono qua con l'umiltà di condividere e nessuna presunzione di insegnare a nessuno. Questo è un salotto. Ecco, quindi è il mio pensiero. Però bisogna muoversi dalla logica di leadership individuale verso una leadership aziendale. Se tu hai una leadership aziendale, addressi tutta una serie di concetti come se fosse la visione olistica che dicevo prima. Quindi, verissimo che i nostri responsabili di middle management hanno una grossa sfida, ma non devono essere da soli. Il 55% del tempo del sottoscritto, lo dicevo prima a un amico Marco che è qua con noi, il 55% del mio tempo calcolato da Microsoft Viva, quel software maledetto che ti dice anche come spendi il tempo, no? Non ti dice che non hai dedicato il tempo all'aperitivo, ma hai dedicato questo. Del mio tempo è dedicato a organizzazione e persone. 55% del mio tempo. Devo dire che è una buona quantità, no? Perché? Perché per fare in modo che la visione olistica sia un tutt'uno, i manager abbiano un po' di strumenti per essere supportati a fare il loro lavoro, ma che posso dire, vabbè, vai, Giovanni, vai tu, ti spiego due o tre cose, mando a fare un corso e chiuso l'incidente. No, lui quando identifica l'area di rischio e deve essere capace di farla, deve avere qualcuno che lo aiuta. Allora ci sarà quello dell'ufficio di Human Capital Manager che sta mettendo in pista tutta una serie di modelli di analisi del radar, come si chiama adesso? Non so se li conoscete, Nine Lock, sono dei sistemi che vengono utilizzati per la mappatura delle persone che identificano tutte le aree di rischio. Su questo, identificare aree specifiche di intervento, ma chi gliele deve dare? Quello dell'Human Capital con la sua struttura che deve dare lo strumento per quel set di. A me invece il mestiere di Human Capital, proprio per la mia inclinazione, piacerebbe un sacco, però mi tocca fare altro, ma il 55% del tempo lo dedico. E la mia responsabile di Human Capital è una persona meravigliosa e bravissima, quindi se la cavo adesso, ma guardiamo all'aspetto organizzativo. Probabilmente prendi il 55% vuoto. Scherzi. Quello che ha detto a Raffaella, proprio la mia responsabile, è oggi noi prendiamo gente 70% con competenze e 30% di soft skills.
noi siamo nella fortunata condizione in cui, lo dico a bassa voce, non abbiamo un problema di trovare persone e un turnover che è dell'1%, quindi fisiologico. Armiamoci partite, noi 20 anni fa abbiamo iniziato a parlare di valori in azienda, di condivisione, quindi siamo partiti con un po' di anticipo, sono sicuro che tanta gente come quella che c'è qua seduta oggi si sta sensibilizzando su argomenti di attenzione alle persone, sempre col discorso del do-des, fondamentale, perché sennò perdi, ti sfugge di mano, cominci a pagare cose che non dovresti pagare e uscire dal mercato. Scusate questa divagazione, ma mi piaceva stressarlo con cose che erano concrete. Il dedicare tempo alla famiglia. Allora, parlo prima delle persone impiegate in azienda e poi magari una chiosa anche su questi imprenditori che sono lì a far solo i soldi e a fare imprenditore, che magari una piccola riflessione servirebbe anche per loro. Allora, per quello che riguarda le figure che sono all'interno delle officine e sono relegate normalmente a un orario che è di 7 ore e mezza, perché poi c'è la mezz'ora di mensa, quello è molto difficile da andare a modulare. Noi su questo specifico tema abbiamo fatto dei progetti di abbiamo cercato di promuovere con una certa difficoltà, devo dire, il fatto che l'operaio andasse con la famiglia a fare cose che normalmente non faceva. Quindi abbiamo fatto un accordo con Gardaland per scontare i prezzi dei biglietti, abbiamo fatto l'accordo con i musei perché andasse, abbiamo fatto gli accordi con i cinema, perché in modo da attivare un virtuosismo familiare, perché non scontiamo, e come nelle scuole ci sono gli studenti che sono complicati per 1200 motivi, anche nelle aziende delle persone che sono complicate per 1200 motivi, magari sono un po' volontariamente ignoranti, perché è più facile esserlo e si vive anche un pochino meglio che essere sensibili e magari pensare che porta il figlio a Gardaland è una buona cosa invece di andare a vedere la partita, fatemi dire. Quindi abbiamo cercato di fare questa osservazione. Per quello che riguarda invece le persone che sono negli uffici, un pochino più semplice, anche lì abbiamo attivato dei percorsi, noi li chiamiamo one-to-one, cioè tutti i middle management, e anche io lo faccio con i miei primi riporti, abbiamo un standardizzato dei processi di colloquio che hanno una frequenza fissa in calendario, mediamente una volta al mese, dove non si parla di azienda, si parla come stai, come va la famiglia, come va con i tuoi colleghi, e si cerca di fare un pochino con il discorso che c'era prima di, no, percepire un pochino se le cose stanno funzionando o no. Oltre a quello abbiamo attivato una serie di progetti anche qua di miglior conciliazione, qualche giorno in più di smart working, senza esagerare, perché lo smart working va gestito come uno strumento di flessibilità e di facilitazione al lavoro, non va gestito per comprare le persone, perché ha le gambe corte. Io vedo aziende che dicono: ho 3 giorni di smart working e 2 in azienda, bene, ma se tu ti impegni a fare questo, poi i risultati devono arrivare comunque e non sempre riescono ad arrivare. Quindi è una cosa usata perché c'è un effettivo bisogno. Su questo sono magari anche tempatico qualche volta, però dico quello che penso. Sul tempo dedicato alla famiglia, noi cerchiamo di vedere che le nostre persone non facciano utilizzo eccessivo di straordinario, perché spesso lo straordinario è, allora, visione antiquata, arcaica, però qualche volta, come diceva Andreotti, no, pensare male si fa peccato, ma quasi sempre si indovina, qualcuno un po' ci sguazza, e va bene. Però se ci sguazza c'è un motivo, è demotivato, ha bisogno di soldi, e questi sono gli indicatori. Qualche uno è birichino, noi abbiamo lo 0,001%, ma ci sono, e bisogna tenere in considerazione. Poi facciamo delle attività nelle quali portiamo le persone a misurare il tempo e la qualità del tempo che passano con la loro famiglia. Quindi cerchiamo di portarli con delle cose semplici, tipo con l'ausorgan aziendale, gli facciamo fare delle interviste, cosa hai fatto con la tua famiglia, e così. Piuttosto che promuoviamo degli incontri in azienda dove vengono anche i figli dei dipendenti. Queste sono tutte cose che vengono fatte per capire qual è il giusto bilanciamento. Caso a parte, non virtuoso sono gli imprenditori, perché gli imprenditori
pensano che tutte queste cose le fanno, perché moltissimi imprenditori che conosco sono virtuosissimi e bravissimi a fare cose, dalle quali prendiamo spunto anche noi, e poi si dimenticano che esistono anche loro. Si dimenticano che anche le loro famiglie esistono, hanno dei figli o tre, no? E lì ripetiamo, però lì c'è un gioco perverso per cui il bene che vuole l'azienda spesso non si parla con il bene che vuole la famiglia. E lì c'è un contrasto e una sofferenza interiore che non è ripagata dai risultati, perché qualcuno è così anche se i risultati non ci sono. Non sono qua a portare la bandiera dell'imprenditore buono e super non virtuoso, però è una riflessione. L'indagine sullo stress e lavoro correlato, per quello che mi riguarda, in questo luogo non userò parolacce, finito. È una... perché lo stress e lavoro correlato io l'ho letto, cioè mi sono venuti i brividi, ma come fai, cioè è come trattare le persone come dei robot, è diverso, è una cosa di humus aziendale, è una cosa di uno da solo può essere stressato, ma nell'insieme del contesto delle persone che non lo stanno aiutando, allora sì, durante il Covid noi facevamo il digital coffee, nel senso che ci trovavamo a fare l'aperitivo finto con il caffè e ognuno a casa sua cercavamo, perché c'era della gente che stava sbandolando e che abbiamo capito che era in sofferenza. Allora, sì, è vero che quell'indagine è importante, non la facciamo, come va fatto, sono guai, eccetera, eccetera, però bisogna andare un pochino oltre quello. Quella è una cosa per legge, come ne facciamo tante, sprechiamo tanti soldi e tempo a fare cose inutili, facciamo anche quella, però lo spunto è l'azienda un pochino è la tua famiglia e se hai rispetto di piace o non piace è così, non parlo degli imprenditori, sto parlando dei miei collaboratori. Allora, se è vero questo, l'impegno che possiamo avere noi per loro è quello di fare in modo di essere sicuri che l'humus all'interno di questa, il mood che si respira all'interno dell'azienda sia un pochino familiare. E questo è un pochino la mia convinzione da quando lavoro, è quello che se un po' di famiglia deve rappresentare né più né meno, e che sia una vera famiglia, una famiglia col sorriso sulle labbra. Grazie. Io su questo non so, cioè, sono d'accordo ovviamente su tutto e apprezzo il gruppo Stebrava particolarmente, tanto è vero che abbiamo fatto anche una tesi, abbiamo fatto una tesi bellissima sulle vostre politiche. Tutto questo io preferisco quasi sempre la metafora dello sport a quello della famiglia, per una serie di motivi, però faremo un appuntamento dedicato, capisco perfettamente cosa intendo, proprio perché conosco la vostra filosofia. Cosa motiva sul lavoro? Quindi sicuramente un buon equilibrio famiglia-lavoro, in realtà con Paolo mi ha toccato un tema ancora più profondo di quello dell'equilibrio famiglia-lavoro. Rispetto a questo, che cosa lo influenzano le politiche, abbiamo detto, messe in atto dalle risorse umane? Meno alto del contributo che ci hai dato tu, un po' più pratico, e chiedo a Caterina quanto conta la coerenza nelle politiche delle risorse. Sì, si può sbancare il banco sopra i 100, sopra i 1000, non so, e penso che sia emerso in maniera molto chiara da quanto no, abbiamo detto oggi. Prima accennavi, parlavi di leadership, poi hai parlato della selezione delle risorse umane, invece adesso dovrei parlare della selezione. Si parla di incentivazione, si parla di equilibrio lavoro-famiglia, nel senso che si parla di formazione. La gestione delle persone è un circolo, può diventare virtuoso o vizioso, quindi può andare verso risultati molto ben positivi o involvere verso risultati negativi. Quindi la coerenza interna di tutte le attività di gestione delle risorse umane, secondo me, già di per sé garantisce trasparenza, garantisce affidabilità, come torna al discorso della fiducia. Nel senso, se mi rendo conto che l'azienda mi chiede, come diceva prima, l'azienda mi chiede un valore, ma mi ridà anche in più del valore che io metto a terra. E questo anche perché c'è una coerenza interna. Coerenza interna cosa significa? Significa che magari faccio fare formazione sul lavoro di gruppo,
do quindi strumenti di supporto, ma poi nella pratica mi incentivo in qualche modo, comunque riconosco alle persone che effettivamente sono riuscite a crescere da questo punto di vista, do un riconoscimento che rende, come dire, che dà un senso al percorso fatto. Così come la selezione, prima si parlava anche di valori aziendali. Riuscire a selezionare le persone giuste che abbiano un set di valori coerenti con quelli dell'azienda, penso che ti sei già tolto un pezzo del problema. Assolutamente. Ecco. Lo so. Lo so, assolutamente sì. Quindi il fatto che ci sia una coerenza interna che va appunto dal, a questo punto vogliamo parlare della brand identity, quindi è come l'azienda si presenta sul mercato e quindi filtra in qualche modo le candidature al processo di selezione, inserimento, l'organizzazione del lavoro, la gestione della performance, il reward, è tutta una catena che dovrebbe viaggiare in maniera coerente. Se posso, molto spesso quello che vedo succedere è che magari alcune aziende partano con dei progetti su un'area particolare di gestione del personale quando tutto il resto non è pronto. E quindi a questo punto anche l'investimento importante rischia di diventare un boomerang negativo perché magari viene rigettato dall'organizzazione stessa. Quindi la coerenza a tutto tondo, cioè anche sulla prontezza organizzativa ad adottare determinati sistemi di gestione rispetto ad altri, è molto importante. Grazie. Quindi scegliere delle politiche aziendali che siano semplici ma costruttive e costruttive, favorire la cultura del rispetto tra tutti e tutte, creare delle mansioni lavorative che abbiano compiti di responsabilità, tutto quello che ci siamo detti fin qui, che è tanto. Chiederei un ultimo passaggio, poi in realtà la conversazione noi la apriamo, come dire, con tutti in questo salotto, però c'è un passaggio a cui tenevo particolarmente. La benevolenza, se così la possiamo chiamare, no? Quel desiderio di condividere la propria ricchezza, le proprie conoscenze, le proprie energie o il proprio tempo per delle cause, diciamo, di sostenibilità, di solidarietà. Di questo ne abbiamo un po' parlato durante, qualcuno di voi che conosco, che c'è già stato, è stato prima un convegno dedicato al ESG, sempre qui in CSMT. Cioè contribuire al progresso, al benessere della civiltà umana, quindi non solo in dentro le nostre organizzazioni, ma con un impatto verso il fuori, mentre si lavora, sapere che nel farlo, che la nostra organizzazione impatta, questo motiva. E questa è una palla che lascio a te, diciamo, per la chiusura del giro di tavolo, poi in realtà, come dire, siamo aperti ai contributi. Mettiamoli insieme alla brand identity che diceva prima Caterina, perché questo è brand identity. Allora, ESG è un'altra, no, ennesima cosa che casca sulla testa delle aziende e di tutti quelli che ci lavorano, perché devono essere tutti informati. Non è un problema di Paolo o di chi per essere, è un problema di tutti, devono essere tutti informati sul tema. Allora, secondo me, secondo una ricerca fatta dalla Federmeccanica, che è l'area di Confindustria che raggruppa tutte le aziende meccaniche d'Italia, dove fanno una ricerca molto interessante e che ha parlato di disaffezione delle persone verso il mondo del lavoro in generale, a prescindere dal lavoro, in maniera anche direi preoccupante, ha parlato di non giovani con poca voglia, e va interpretato, capito e declinato con delle azioni, ha parlato anche di quanto le persone oggi diano molta importanza a quello che fanno le aziende da un punto di vista di ESG, cioè di aderenza a quelli che sono gli obiettivi ONU, che riguardano tutta una serie di tematiche che conoscerete bene. Ecco, su questo devo dirvi che è proprio una questione di brand identity, cioè tu riesci a trasferire quello che stai facendo di buono, vero, che deve essere vero, e poi persone nell'azienda, se vedono che tu dici una roba poi non l'hai fatta, è veramente pessima in considerazione da gestire. Allora, se tu quelle cose che fai cerchi di veicolare all'esterno attraverso i social network, quelle cose, i metodi più utilizzati, e all'interno ne parli e fai formazione su questi temi, vedono, per esempio, noi non abbiamo vergogna a dire ai nostri collaboratori: guarda che abbiamo dato
10.000 euro a quell'associazione lì e dici, perché queste persone sono contente di saperlo. Sono contenti di saperlo, cioè è un movimento diverso da quello che c'era 20 o 30 anni fa, in cui mi ricordo che era una riunione sindacale e stavamo annunciando un nuovo investimento e io ero ancora lì silente nel mio ruolo di auditor esterno, perché non ero ancora, diciamo, in charge del mio ruolo, però un sindacalista ha detto, ma perché dovete investire, fatemi dire, perché c'erano 5 miliardi per fare quella roba là. Dateci i soldi e noi siamo tutti contenti. E la risposta al nostro direttore generale di allora era stata, perché diamo da mangiare a 300 di persone. Cioè, va messo sul piatto un po' così. È passato quel tempo lì. Siamo in tempi diversi, in tempi un pochino più difficili nell'interpretazione del bisogno delle persone. Ed è questa la sfida. Cioè, il bisogno non passa solo dallo stipendio, dai benefit, come dicevamo prima, o dalla pacca sulla spalla, ma da un set di cose che devono avere un loro storytelling che è chiuso. Quindi ESG, sì, ESG per quello che un'azienda può fare, perché ci sono delle cose che non si possono fare, quindi bisogna anche declinarlo, ma spiegarlo. Questa cosa non si fa perché? Invece questo si può fare e la facciamo. E questi sono i risultati che hanno portato a casa. Quindi questa è la ciclizzazione meccanica, molto interessante. Si è visto che le persone erano più attratte ad andare a fare colloqui nelle aziende che avevano sensibilità sociale, e questo supera anche in parte l'aspetto meramente retributivo e anche aiuta la cosiddetta retention delle persone, quindi la capacità di un'azienda di trattenere i talenti al proprio interno. Poi chiudo dicendo che porco cane, su tutti i dipendenti che abbiamo 10 sono dei maleducati, fatemi dire, ma non vanno bene anche quelli, però ecco. Grazie. Ciò che spinge a fare quel che si fa è un senso sicuramente di profonda appartenenza al progetto, diciamo così, all'organizzazione o al progetto. Ora, prima di passare ai ringraziamenti, e vi assicuro sono lunghissimi, una assicurata e la sbagliata, no scherzo, alle conclusioni, la domanda è, ci sono riflessioni o domande, scusate, mi sono incartata, che desiderate condividere o anche chi è con me, insomma, vicino. Sì, ebbene, cioè, non riesco un gallo di troppo, perfetto. Un po' abbassato. Tutto bene, grazie per gli stimoli, le esperienze, il racconto, gli aneddoti, tutto. Mi chiedevo nel percorso di valutazione del personale, ok? Di una società anche organizzata come voi rappresentate, no? Immagino una organizzazione con degli strumenti, degli indici, che quasi si arrivi a valutare le persone attraverso dei momenti informali, ma anche attraverso dei momenti formali. Può essere che ci siano degli eventi straordinari, uno su tutti il Covid, che mischi le carte e allora quella persona che non emerga, che non emerge come talento o come particolare predisposizione su un ambito, cioè come faccio io a stanarla? Come faccio io a metterla alla prova se tutto il mio meccanismo mi dice per quella cosa non è valido? Poi succede un evento che me lo scaricate. Presa, se l'hai chiuso. Trovo questo. Valutare è difficile. Okay. Sempre. Quindi, cioè, secondo me, se uno prova ancora a valutare qualcun altro, la prima cosa è, ma chi sono io per valutare l'altro? E allora lì comincia ad esserci un po' di riflessione e quindi servono sicuramente non tanto degli indici, ma un qualcosa di parametri che siano potenzialmente comuni. In alcuni casi si può misurare la performance, il risultato, ma non è detto che il risultato raggiunto sia buono, perché è importante anche come non raggiungo il risultato, quindi il come fa parte del risultato, a volte il come è la parte più importante, non riesco a vederla. Però se mi tolgo un attimo dal risultato, perché in alcuni casi è difficile misurarlo, okay? Soprattutto in ambiti come quello del software, sfido chiunque a trovare delle metriche precise. Posso però appoggiarmi nei KPI anche comportamentali. Ne dico solo uno che è il mio preferito, è quello, uno di quelli che andiamo, diciamo, a condividere in azienda,
che è quanto la persona, quanto il collaboratore è consapevole del proprio agire. Questo per me è il primo indicatore, cioè tu sei consapevole del tuo agire. Perché? Perché di fondo dice, ma tu sai che se questa cosa qui tu la fai male, il tuo cliente interno e esterno dirà le parolacce, poi andrà a confessarsi. Perché non funziona questa cosa. Cioè, questo è il tema, cioè, solo che sei consapevole del tuo agire. Sei centrato su quello che stai facendo. Questo porta anche un tema vicino alla motivazione e alla demotivazione. Perché c'è un libro di un psicologo, secondo me è indicibile per me, si chiama, il libro si chiama Flow, lo stare nel flusso. Se io sono consapevole di quello che sto facendo, sto nel flusso di quello che sto facendo, sono concentrato, io lo farò alla meglio delle mie possibilità. Ma devo essere consapevole del mio agire, io agisco non perché devo fare quella cosa, però la strategia di cui parlava prima Paola è fondamentale. Ciascuno di voi agisce in vista di uno scopo. Se lo scopo mi sfugge, la mia motivazione viene meno. E quindi comincio a essere meno motivato. È una motivazione di breve periodo che è legata all'obiettivo da raggiungere. E questo è un passaggio. Come la persona, diciamo, che si è consapevole del proprio agire, ad esempio, è un indicatore. Ma è facile da vedere. Perché? Perché gli errori capitano. Si parla della cultura dell'errore, eccetera, eccetera. Però nel passaggio dell'errore, ci può stare l'errore, ma io ero consapevole dell'errore che se io faccio poi ricade su un altro che comporta tutta una serie di dinamiche. È un passaggio, ce ne sono altre, la proattività. Spesso si parla di proattività. Chiedete cos'è la proattività. Una volta ero a un incontro con dei ragazzi giovani e su questo tema della proattività significa in alcuni casi non è uscire dal proprio ruolo. Ok, quindi a un certo punto era una conferenza e se io dovessi misurare qua la proattività, io direi che lei è proattivo. Perché è uscito dal ruolo di uditore, ha fatto una domanda, è stato proattivo, è uscito dal ruolo di uditore. Ed ecco qui, lì c'è chi è proattivo, a volte ce l'ha di suo, a volte magari qualcuno invece preferisce stare a mettere in ordine. Ok, quindi anche la proattività io la misuro, ma non è un fattore così determinante, magari per fare ricerca e sviluppo sì, quindi ciascun indicatore potrebbe avere un peso, quindi posso cercare di valutare le persone, se poi non le vedo, se non sono in cinema tutto il giorno, se sono in smart working, com'è che misuro la proattività? Se il collega a un certo punto ha un compito, poi io devo lavorare con lui come collaboratore, come collega, fino a sera non lo sento, il giorno dopo non lo sento, dico, sì, va bene. Mi costava dirmi, sono arrivato fino a qui. In un'azienda che lavora per processi, il processo esiste soltanto quando è nella testa di tutte le persone, non quando è nelle procedure di qualità. Quindi se a un certo punto un'attività viene fatta in un certo modo, io interrompo quel lavoro, arriva l'altra persona e va avanti da lì. Con le proprie capacità, il proprio impegno, competenze, eccetera, eccetera. E così via. Però era solo per dire due indicatori, ce ne sono 10. Ogni azienda sceglie i suoi. Valutare è comunque difficile, perché poi si rischia di valutare sull'ultimo fatto che è capitato, gli ultimi due mesi, ma gli altri 9, se valuto dopo un anno, è drammatica, non me lo ricordo più. Allora il responsabile dice che devo segnare i plus che possono essere capitati, ciò che mi dà indicatore che effettivamente è capitato per KPI su cui sto mettendo il focus. E questi, diciamo così, criteri devono essere condivisi, perché se uno non li sa, non sa su cosa viene potenzialmente valutato o misurato, allora è catastrofico. Questo è il tema della valutazione, c'è un tema, adesso magari vediamo quando vuoi, c'è un tema difficile che è dare una valutazione con l'altra persona che si sente valutata. Trovate persone che sono tranquille, serene come veneziani, e persone che alla valutazione è che poi io comincio. Allora lì è la capacità di relazione con l'altro, di stare proprio in una relazione, dice, senti, ti dico quello che ho visto, non sono del tutto così sicuro, che è brutto da dire, ma c'è un libro fantastico di Andrew Jackson che dice, in qualche modo ti devi fidare in quello che il capo o che il tuo responsabile ti sta dicendo con valutazione. Non ha la scienza infusa, non ha la metrica perfetta, però è così.
E in quello si manifesta il valore, diciamo così, della persona, del valutato e del valutante. Non è un tema semplice. E, diciamo così, è una cosa del microfono, quindi non dovremmo uscire da qualche parte. E poi ci fermiamo, dopo. Per cui, anche, quindi, vedo, prego. Volevo ringraziare per il stimolante. Una cosa sicuramente che ho registrato che in effetti fatto questo un po' di mia colpa sull'aspetto del stipendio. In effetti è una cosa molto interessante. In effetti una persona che lavora in un anno la tua gente alla fine dell'anno deve fare poter dire che mi faccio che ha fatto. Questo in effetti è molto interessante. C'è anche però questo aspetto qua che non è facile, nel senso che uno da, in maniera asettica dice io faccio degli obiettivi, sono dei, quali manco sia la qualità, c'è una cosa, i tempi, no? Cioè, a questo punto succedono delle dinamiche, le attività in azienda sono estremamente diverse. Cioè, veramente, un'amministrativa dice io faccio la fattura, cioè, mi spiego, no? E ma proprio diverso, c'è cioè, il magazziniere, c'è cioè, la cioè, e definire in maniera e poi ognuno ha il suo alla sua vita, non c'è chi ha la mia casa, c'è chi dice single, no? Io non so, sinceramente, io mi sento un po' lontano dall'aspetto di entrare nella vita delle persone, anzi tendenzialmente con i dipendenti. Quindi se qualcuno vuole parlare con me, benissimo, ma cerco di stare sempre molto poco invadente sulla vita delle altre persone, perché non so perché io dovrei dire essere più rispettato. Però c'è un po' questo aspetto qui di come definire gli obiettivi, no? Nel senso che appunto qualcuno diceva prima io ci sono obiettivo, e allora uno a un certo punto il giorno che arriva al lavoro arriva con lo stress e l'angoscia di dire, per dire sinceramente, noi in azienda non abbiamo grossi problemi, cioè non abbiamo fatto un lavoro, no? Però capisco che mi piacerebbe innescare dei processi che se lavori, se raggiungi un obiettivo, io ti do anche perché è un istituto economico piuttosto così, però dall'altro canto ho persone totalmente diverse, persone diverse e ambiti diversi, uno fa software, l'altro è un magazziniere. E allora come si può, cioè, allora un obiettivo è qualcosa che ci si dà assieme, che si definisce assieme, però dopo, e se io sono d'accordo sull'obiettivo, come non diventa un capello che ogni giorno crea un lavoro e dice ormai non chiuderei, va bene, perché c'è anche chi è scelto questo modo. E poi sinceramente è una roba che, come dire, non l'ho mai fatto, no? E per cui è una cosa che mi suona un po', come dire, ma dico, mi aspetto che tu ce la metti tutta, cioè non porti l'obiettivo così, è quasi una sfiducia, cioè, io devo dire fino all'obiettivo, perché se non so se. Magari provo solo un attimo a darle una risposta puntuale, però credo che Paolo, a fronte della strategia di lavoro che loro hanno fatto, potrebbe dirle qualcosa in più. Ok, gli dirò due cose, okay, per esperienza. La prima è, siccome diciamo, si parla di ingaggio del personale, il modo in cui lei prima mi ha raccontato della storia del curriculum, ok, mi fa capire che lei è ingaggiato su questa cosa. E lei questa roba qui la smossa e dice, io forse questa roba qui la faccio. Ma lo capisco da come lei me la racconta. Quindi quando vuoi capire quando uno è ingaggiato su qualcosa, semplicemente da come io lo racconto lei può capire. Al 100%. Anche su un progetto grande, lei può interrompere, ma mi racconti questo progetto. Come l'altro glielo racconta, e fa capire come gestisce quel progetto. Se dovessi fare ancora l'esempio del gladiatore, Marco Velli gli chiede, quanto manchi da casa? 3 anni, 2 mesi, 24 giorni. Lui in testa esattamente quella dinamica lì, quindi lui ha l'ingaggio, ha il mastery, ha la padronanza. Lì dentro, per andare sull'obiettivo, che mi porta anche sul tema di motivazione e demotivazione, senza però sconfinare sulla premialità, perché è veramente troppo delicato e mi fa stare su un sesto grado, peso su una biglia piccola e non ce la faccio. Le direi questo. Gli obiettivi, nelle tante modalità in cui si possono definire, c'è una sigla che è abbastanza nota, che si chiama SMART, specifico, misurabile, raggiungibile, realistico, definito nel tempo.
A volte c'è anche un'altra sigla che si mette smarter, emozionante e rivedibile, che porta verso il sistema Kaizen. E uno si dicesse, ma cosa sa di queste tre parole? Specifico. Nel mio obiettivo che io passo è specifico, questo qui, è perimetrato qui, tutti i modi parenti, di raggiungere questa cosa. E quindi vado sull'area professionale, sulla famiglia professionale, lo dico perché in SNAP ci sono circa 600 collaboratori su 20 sedi, su 60 ruoli diversi, e se io parlo di un programmatore o di un analista programmatore, non sto parlando dello stesso lavoro, non sto parlando dello stesso campionato, non sto parlando neanche dello stesso sport a fronte della stessa sigla. Quindi assegnare degli obiettivi non è semplice, però dico che è specifico per quello che tu fai. E il secondo passaggio chiave è la T, definito nel tempo. Se io non definisco nel tempo l'obiettivo, ho un fattore di demotivazione devastante. Ma questo lo capite perché se io gli dico, voi mi dovete fare nei prossimi 5 minuti una relazione di 8 pagine su questo incontro. Mi casca la motivazione, perché dice, perché è fuori dalla mia portata. Lo stesso se non do un tempo, il tempo è infinito, dico, vabbè dai, ci vediamo l'anno prossimo, forse, neanche. Per questi due passaggi, sono due passaggi chiave per l'obiettivo. L'ultimo, quello della E, è quello che, diciamo, forse mi aiuta a chiudere l'inizio di quello partito, che è emozionante. Cos'è che è emozionante per te? Per il mio fratello Monzigotti, per me è emozionante una cosa, per l'altro è emozionante l'altra. E quindi quella cosa di per se stessa lo spingerà avere soddisfazione, poi sul misurare, raggiungere, ne parliamo. Però ecco, se posso dare una risposta a questo. Se passo il microfono, diciamo così a Paolo, nell'ottica della strategia, come viene calata in obiettivi sempre più definiti, so che loro hanno fatto un lavoro veramente eccellente. Se ti pare. Ci vuole il tempo. da fratello gemello, mio fratello. Mi metto in causa molto e ho ragione che lui era Marco, era il nostro compagno di scuola, cioè il giorno e la notte, due robe completamente diverse, nate nella stessa famiglia, siamo completamente diverse. Allora, mi sfugge il nome, chiedo scusa. Giorgio, cosa fa di mestiere lei, se posso? Un amministratore di un'azienda. No, cosa produce? No, noi facciamo dei sistemi software e hardware per fare rilevamenti spaziali. Ok, era solo perché avendo pochissimo tempo per rappresentare il tipo che cosa vuol dire dare obiettivi mi aiutava. Allora, lei prima ha detto, c'è quello dell'amministrazione che fa la fattura, quello che della produzione fa questo, il softwareista fa quell'altra cosa, magazziniere un'altra cosa. Domanda, se le mancasse uno di questi signori qua, fermi. Giusto? Allora, prima cosa, nel definire che siamo tutto un insieme, che la somma che fa il totale, è far capire a tutte le persone che sono parte di un flusso. È quello che diceva prima il collega, il quinto. Altro tema è sentire nelle persone qual è che è il loro desiderio personale. Personale non si parla di aziendale, quello viene in una fase successiva. Quindi qual è la tua pancia, quella cosa che, no? E lì declineranno una serie di cose. Lì bisogna, c'è un po' di vomiting, è una fase normalissima, bisogna accettarla, ascoltiamo e tutto il resto. Detto questo, di conquistare la fiducia personale, ti danno un cuore. Quando hai il cuore, allora lo mettiamo in un progetto di azienda. E a quel punto tu hai definito dove vuoi arrivare. Ci sono delle metodologie che si possono anche trovare leggendo dei libri, se vuole dopo a imparare, a parte che c'è anche la collega che anche lei ha fatto lo scientare, ecco, ci sono dei sistemi che ti aiutano a mettere gli obiettivi. Ma mi creda che la parte più difficile non è lo strumento in sé, che ci vuole un po' di tempo a capirlo, è saper tirare fuori dalle persone quella motivazione del senso del complessivo dell'azienda. È la somma che fa il totale. Una brutta frase, ma io lo uso spesso, soprattutto quando mi dice, ma io ho fatto il mio dovere, sì, ho capito, ma la somma, la competition di cui parlava prima Caterina, no? Quello che interviene quando parla dei progetti. Cioè, la nostra azienda, questo volere uno che voleva primeggiare, forse in passato c'è stato, io l'ho percepito poco, ma vi dico che da quando funzioniamo, noi abbiamo un organigramma che diamo solo quegli oggetti di qualità.
e l'azienda separava c'è il funzionigramma, che se glielo facessi vedere si mette a ridere, perché dice questi come fanno a gestire un'azienda, anzi 10 aziende, tutte così. È perché è semplice, siamo un'azienda che lavora per progetti, e se sei il progetto e l'obiettivo all'interno del team l'hanno condiviso tutti nella modalità in cui deve essere portato a terra, e nelle deliverables che sono le cose che devi fare vedere, e nel timing, e sono tutti spronati a fare accadere. Quindi è più difficile che ci siano persone, e vi dirò di più, è una grande occasione, perché per rispondere anche all'altro signore, la questione della motivazione delle persone, la questione delle persone che sono dentro in un gruppo di lavoro, proprio perché la somma che fa il totale, e proprio perché hanno condiviso tutti e ognuno ha bisogno degli altri, sono tutti gruppi interfunzionali, quindi diverse funzioni, caspita, hai vantaggio che Quinto mi dà una mano a fare il progetto, perché ho capito che è sgamato, e scopri persone che non avresti mai detto e vengono lasciate libere di agire, perché alla fine vincono tutti insieme. Non vince uno, è stato uno più bravo dell'altro, è il capo progetto e il coordinatore del progetto. Io lo ricordo sempre, molta gente dice, tu sei capo progetto, cosa fai? Coordini il progetto, faciliti, è il piccolo esempio e avanti. Questa è la leadership, no? Quindi la leadership è aziendale, non è del singolo. Okay, spero di aver risposto, poi se vuoi dal nome del libro, poi può attingere un po' di idee. Insomma, direi super grazie, non grazie, siete stati più che smart, nel senso che siete stati smart, ma anche emozionanti, oltre che non emozionali, emozionanti, e chissà, magari ci sarà modo di ripetere, o quantomeno di andare in a fondo su alcune tematiche oggi, come dire, abbiamo saltellato per dare spunti. Prima di passare la parola a CSMT per la chiusura, oggi è un po' anche il compleanno di un genere, che sotto la sua prima candelina. Quindi, grazie alle realtà come Gruppo Brebemi, Olio Martelli, GDR, LG, Mari, CLG, dopo qualcuno in sala, grazie, perché insomma, avete creduto in noi in questi primi 12 mesi di attività, dandoci dei progetti sfidanti che oggi ci portano qui, perché grazie, come dire, alla vostra fiducia che possiamo contribuire, per esempio, nella diffusione di iniziative di diffusione della cultura d'impresa, dell'inclusione e della diversità, come oggi, no? Noi siamo partiti da quello, l'abbiamo declinato ad esempio con la motivazione del progetto. Quindi, grazie a CSMP, con la quale appunto abbiamo costruito questa bellissima sinergia, è stato questo lungo viaggio insieme, perché è cominciato nel 2022 e oggi è l'ultima tappa, molti progetti vogliono te in mentola, però concedeteci l'estate. Ecco, in particolare vorrei ringraziare Licia Zanni, che però è fuori, Head of Marketing and Communication, e ovviamente Viola, che è Viola Bricolardi, Technology Transfer Engineer CSMP, che invito per la chiusura prima di una spicchierata, così brindiamo anche a un anno di genere. Grazie. Allora, onestamente, fare la chiusura dopo di tutto quello che si è detto oggi non è una sfida molto, molto semplice, perché avrei avuto l'apertura che sicuramente sarebbe stato più semplice. È stato uno scambio di esatto. Ringrazio in genere per aver portato sul territorio delle tematiche così importanti e soprattutto così trasversali, perché non lo sto banalizzando, ma trovare il tempo per riflettere su tematiche come la motivazione dei dipendenti, la diversità, l'inclusione. Per noi dipendenti, che non siamo magari imprenditori o comunque partecipiamo, siamo nel capitale umano per le aziende, fa comunque pensare che adesso al centro dell'azienda, nella strategia dell'azienda, deve esserci quella che è la valorizzazione della persona. Ognuno di noi comunque ha un ruolo e può contribuire a quello che è il successo, la strategia delle aziende e del territorio. Quindi, ripeto, ringrazio Alice e ringrazio soprattutto i realizzatori di questa sera, proprio perché sono dato tantissimi spunti e soprattutto perché sia in noi collaboratori che immagino io in quelli che sono i responsabili, i manager, questi eventi possono creare consapevolezza e soprattutto ci si rende conto di quanto la figura dell'HR manager sta prendendo
sempre più, sta comunque avendo sempre più importanza per poter contribuire a quelli che sono i risultati a 360 gradi dell'azienda, quindi anche a quelli economici, ma soprattutto a quelli di, diciamo, definire quello che è un percorso di crescita per tutti. Grazie. Ci vediamo allo zero. Siamo la Grazie.